Siamo qui finalmente a far partire questa avventura, allora, questo Cinema Teatro Bucci che nasce nel 1949, infatti nasce come cinema di fatto, anzi viene chiamato Cinema Marzocco all'inizio, poi dopo diventa Cinema Bucci e poi soltanto negli anni 60 teatro di varietà, quindi in realtà con delle caratteristiche non adeguate, come dire, a quello che noi oggi intendiamo come teatro di qualità, teatro di alto livello. Poi sappiamo benissimo com'è andata, diventa di proprietà del comune nel 2008 e poi c'è stata una fase di abbandono ed eccoci qua finalmente a far partire questi lavori che vedranno una sostanziale, come dire, un sostanziale cambiamento, un po' di tutto, nel senso che in ogni caso, ecco, l'ambizione e la decisione dell'amministrazione comunale in primo luogo, poi ovviamente seguita anche da noi progettisti, è quello di farlo rimanere un grande teatro cinema. Quando nasce, se ci pensiamo, nasce come un teatro, come un cinema per 1000 persone, quindi non è soltanto un teatro per San Giovanni Valdarno, è un cinema teatro, ripeto, prima cinema e poi teatro per un territorio vasto, perché 1000 persone. Perché poi successivamente mi sono dimenticato di dire che poi viene anche realizzata la grande balconata. È un numero veramente significativo, poi diminuito nel tempo quando una parte viene tolta dalla platea per fare una ex sala giochi, ma rimane un teatro cinema per 500 persone, quindi diciamo a un livello territoriale sicuramente uno dei più significativi della regione. Detto questo, i cambiamenti sono tanti. Sono tanti perché sono sia dal punto di vista architettonico che dal punto di vista scientifico, dal punto di vista impiantistico. Quindi abbiamo rivisitato il teatro lasciando sostanzialmente una conformazione che deve essere confermata. La platea, ovviamente c'è sempre la grande balconata, leggermente ridotta per ragioni tecniche, dal punto di vista il gruppo è un gruppo ampio, un gruppo formato da noi, lo studio di Vita Schulz per la parte architettonica, c'è Daniele Spisa che è uno scenotecnico che da par suo, come, ha dato delle importantissime, come dire, informazioni e così, connotazioni progettuali, c'è lo studio Consilium per la parte impiantistica e poi ci sono anche gli strutturisti. Allora, evidentemente ci sono dei cambiamenti scenotecnici. Perché questi cambiamenti scenotecnici? Io ho detto prima che il teatro è un teatro pensato per il varietà, quindi ha tuttora e non avrà più, un palcoscenico ridotto, molto stretto, largo, quindi non confacente, come dire, ai criteri delle scene attuali e soprattutto delle necessità, delle richieste delle grandi compagnie. Quindi un importante cambiamento è l'aumento della profondità di questa, della parte scenica. E poi una serie di dotazioni che vanno da schermi che possono salire e scendere dal punto di vista proprio, così, avendo anche, come dire, pensato ad una regia, a un punto di regia di tutta quanta l'attività teatrale e anche cinematografica, e come dire, una serie di accorgimenti scenotecnici assolutamente di ultimo livello per attrarre le grandi compagnie nazionali che necessitano di tutto questo. La parte invece dedicata al pubblico sarà una sorta di, io lo chiamo una specie di strumento musicale, perché sarà completamente rivestita in legno, sarà accogliente, sarà caldo. E avrà queste caratteristiche, cioè quello di essere quel luogo dove, come dire, la rappresentazione teatrale e quella cinematografica, che sono sostanzialmente delle metafore liriche della vita, siano un momento di accoglimento collettivo e anche degli individui.